è sempre uguale, non molla mai, eh? E... Beh, sempre uguale non direi, sono passati 25 anni, eh? Comunque resistiamo, giochiamo ancora a pallone e, e pertanto ci teniamo in forma, no? Però diversamente dai giocatori dell'Inter, io pago per giocare, altrimenti mi mettono fuori di squadra. Una battuta ovviamente, ma tutto sommato c'è un fondo di verità. E qua una battuta dobbiamo fare anche sull'Inter, perché sembra passato, è passato un millennio poi se andiamo a vedere. Sì, sì. Era prima della guerra, mi pare. No, no, dai, scherziamo. No, scherziamo perché io mi ricordo lei ragazzino, al papà, un collaboratore molto molto prezioso, e quindi erano altri tempi, un calcio forse più romantico rispetto a quelle di oggi, però ci siamo divertiti, abbiamo gioito, abbiamo anche un po' sofferto, ma questo fa parte della vita, no? Però lei è stato il primo a capire e a segnalare che a un certo punto, no? Che dopo Moratti eccetera si è provato con la cordata di italiani, mi ricordo. Insomma, oggi ci sono le proprietà straniere, i tifosi non sanno, quelli più giovani, che cos'erano una volta Inter, Milan, che cos'era anche per la città. Però insomma, che idea si è fatto dell'Inter di questi anni, della proprietà cinese, prima Tohir, poi Suning? Un calcio sicuramente meno romantico. Beh, è meno romantico, il mondo è un po' cambiato, c'è questa globalizzazione, dobbiamo accettarla per come è venuta, per come è tuttora. Speriamo che questi cinesi che portino l'Inter ancora in alto, io sono fiducioso,